Oggi, sabato 7 gennaio, alle 9 del mattino, la temperatura oscillava tra i 29 e i 39 gradi. Era sopportabile. Mi ero svegliata con il proposito di terminare la traduzione di Solitudini sommerse, di Ethel Mastacci Storm. Non ne avevo molta voglia, ma dovevo farlo. Altrimenti il mio editore non avrebbe sbucito un soldo, ed io, ahimè, ero rimasta verde da ben due giorni. Gli ultimi soldi li avevo dati a Kafka. Kafka non sa scrivere, è solo la donna delle piccole e medie pulizie. È uscita tre giorni fa per comprarmi le sigarette ed è svanita nel nulla. L'agenzia Vaghe Speranze non ha dato spiegazioni. Mi ha solo detto di nutrire ancora qualche piccola speranza. Molto vaga. A parte Sturbo, il mio gatto, oggi non avrei dovuto vedere nessuno. E a parte la traduzione di Solitudini sommerse di Ether, Mastacci, Storm, non doveva succedere nulla. Successe tutto. La fine del mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Come tutte le mattine, aprì la porta della mia stanza e... Tutte
take care of my daughter's babies. Oh, that's right. Your daughter does have two lovely children, does she? Why, Marlena, do you realize that makes you a... babysitter? Yeah. A babysitter. Shh! Ma come me, fa finta di niente. Maledetta.
papà? Lina è sempre terrazzo. Quale terrazzo, papà? Vedi, fa finta di non capire. Il terrazzo per giocare a bocce. Vuoi giocare alle bocce? Adesso, papà. E se poi ti cade giù il cuscino, te lo vai a riprendere. Io? Scordatelo, papà. Sono 126 piani e io oggi non ho tempo. Che ti dicevo? Non vuole. È come sua madre. Maledetta e maledetta. E perché dalla mamma, papà? Mamma va giù. Vedi? Io, senti, ora ti lascio. Sì, ho delle cose molto importanti da sistemare. Interessi, diritti familiari. Diritti familiari. Ecco. Che c'è, papà? Che hai visto? Io sento che può essere un'occasione e zitto tu, lo faccio anche per te, lo sai, io come sono confusa.
stai? Come stai, Paolina? Bene, ma tu piuttosto. Io ho tanta paura. Sono 20 anni che non canto più. Ce la farò. Ma sì che ce la farai. Tu dici? Ma certo. Tu dici, dici, dici. Ma certo, certo, certo. Tu credi? Com'è, Paolina? Perfetta. Allora posso andare? E che io tremo, tremo. Io tremo davvero, Paolina. Ma sei tranquilla. Allora, per me, raccomando, stai buona, stai tranquilla. Duina deve lavorare, vai tranquilla, ci penso io. Bene. Grazie Duina, se non ci fossi tu. Duina, sì. Come sta? Sono vestita bene? Piaccio? Sono troppa. Ma no. Allora posso andare? Allora vado. Vai, vai. Vado, vado. Vai, vai tranquilla. Se non mi apri io non vado. Voglio dire che tu vado. Come? Cosa? È rimasta a gambe aperte.
Oh, quanto mi dispiace. Anche a me, sai, mi nasci in mente giovane. Beh, io... Ma perché non mette la moquette? Ah, non mi piace la moquette. Ah, no? No. Beh, io tanto disturbo. Ma non mi disturba affatto. Ah, no? No. Lei che fa, scrive? No, traduco. Cosa? Lasciamo perdere. Lei cosa fa? Io suono. Ah, suona. E cosa? Il sax. Ah, il sax. E quando? Beh, di solito quando mi viene l'ispirazione. Ah, e quando mi viene l'ispirazione? I momenti più... Più? Adesso, per esempio. Vabbè, allora... Arrivederci, grazie per il tempo. Di nulla. E auguri per forza. Al signor Gross. Sì. Posso chiederle anche un favore? Ma prego, la prego, sarebbe felice. Lei se ne intende di frigo? Riferi? Sì, quindi. Dipende. Da cosa? Dal tipo di frigorifero. Vabbè, questo è il mio tipo. Cioè, quello di frigorifero. Ah, è carino. Sì, grazie. Ah, signor Gross? Sì? Non si apre, non funziona. Ho chiamato l'operaio, ma non è ancora venuto. Ah, no? No, quindi qui stai comandando con tutti i comandi. Questo serve per aprire. E l'altro per chiudere? Sì. Ah, oh, ma allora lei si intende? Vabbè, ecco, non comandano più, vedi? Io scrivo e non succede nulla. Posso provare? Provi pure, ma guarda che non succede nulla, io ho provato a scrivere, ma non mi si è aperto. Ecco fatto, chiudo? Ecco fatto. Beh, io vado, la ringrazio ancora per il telefono e arrivederla. Grazie, arrivederci. E grazie, grazie ancora, grazie, grazie. Grazie. Prego. Pass away, let's walk away,
Pattinate sui denti le bocce! Ma sei molto bene che tu sei! Niente! Io non so più con chi parlare! Hai provato con mamma? Ma se non parla da quando sei andata via tu! No, veramente da quando sei nato tu! E quando sono nato io? Sentiamo! Fabula! E Rita non doveva tornare quella notte! E invece com'è?
piacere e c'ho un tempo per parlare. E parla per piacere. Mi ha guardata, mi ha sorriso, mi ha sorpresa, mi ha toccato, mi ha bloccata e poi sbloccata, mi ha spogliata, mi ha guantato le caviglie e poi mi ha alzata, poi l'ha fatto, l'ha rifatto, ma di scatto, mi ha girato, d'improvviso mi ha pedato, ho ruggito, poi l'ha sotto, l'ho graffiato, mi ha detto ti è piaciuto e a quel punto l'ho pagato. Era piccolo? Così! Ma non credere, sai, sapeva già tutto. A 12 anni? A 9 già chiedeva i soldi. E prima? Si accontentava di qualche regalino. E ride? Chi? Ride! Gli ho detto, esci dalla mia vita! E lui? Mi ha detto, no, esci tu perché la casa è mia! E tu? Oh, duina, ma dove sono andate a finire l'educazione, il galateo, le romanticherie e tutte quelle belle, sane, cazzate in una volta! E tu? Sono uscita, ho preso Easy, le mie cose ed eccoci qua! E che intenzioni hai, Pablo? Hai intenzione di fermarti molto? Hai il tempo di telefonare a Trump? Trump? E chi è Trump? Duina, il campione di tuffi, un fallino! Ancora lo vedi? Ha una casa grande e ci ospiterà lui. Come ci? Tabula, l'hai messo in quella valigia? No, in questa. Non volevo che i vicini vedessero, sai, la gente mormora. Ma come fa? Lo di affiato. E ad averle. Beh, noi andiamo a stenderci un po' di là. A riposare? Non credo proprio. Apri la porta. Sei pronto, Coco? Si ricomincia. Bianchi, drappi bianchi, stoffe bianche, ricchi preghi. No, quelli no.
Intanto qualcuno cercava di infilarmi un'enorme parrucca bianca e contemporaneamente due strani tipi mi spruzzavano addosso un'enorme quantità di polverina bianca. Infine, mi hanno adagiata sul grande trono bianco, no, d'oro, a quel punto 15 uomini hanno cominciato a disciarmi. E nel silenzio più profondo una voce di basso dal fondo gridò: avanti lavanda! Solo allora mi avvidi di quella lunghescia luminosa bianca fredda metallica, uno scivolo e più un brivido. Sentivo il vento che gaveggiava mio pallido volto, precipitava di paura. Cercavo un appiglio, una mano amica, una voce amica e niente. E in quegli atti mi rividi le cose care, come la mappa e basta. I miei accorsi stavano travolgendo ogni cosa. Mi sentivo che il mio viaggio stava per terminare. Stavo per approdare al centro del tutto. Persona.
sola, un amico che ti capisca, che ti accudisca, che ti pulisca. Esagerata! Sì, no! Ah, io non voglio insistere, eh? A me vorrei proprio, tu penserai adesso, ma Dio sa, io vado, vengo, vengo, faccio, ma ragione, capisci, io non posso aspettarti così anche per... Poi... cosa molto importante. Chris, Chris. Sono scariche, ma stai chiuso. Mori! Non è possibile, cambiare come si fa. Non lo sopporto, non lo sopporto più. L'hai fatto fuori? Non ma perché non provi con il veleno? Sono sicura che se la cambierebbe lo stesso. Di nuovo? Odina, non puoi andare avanti così. Chi è? Dai, non ho tempo da perdere, dai, 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 non mi pesare.
no, è per te. Cos'è? Apri la scimmietta. Vuoi che ti chiami così? Auguri, auguri, auguri. Ciao, cagliamo. Questo è per te, Guida. Ma che tavola, ma non è che cos'è? Un libro interessantissimo, come prendere la vita di pezzo. Ma poi come finisce? Ma che chiamo per fatto regalino, ma no. Sì. Esperto la portava da Callano, il ribelle del deserto.
scambia, altri poi morirono, scresero la scabbia, e chi ha tanto il peggio, ne successero di pelle, apparve all'improvviso Gahano, il ribelle, sangue, orrore e morte, regnò quella mattina, Belfit il valloso, salvò la sottanina, con le possenti braccia, la sollevò nel cielo, Baduir e mise gemiti, la toccava su di lui. Continui
qui, la prego. Ma è il suo come fatto, signor Grove? Beh, ecco. Sì. Presenta una forma conico-parabolica. Lo sentivo che c'era qualcosa di parapara. Continui a descrivercelo. Presenta una forma conico-parabolica. È agile e ricco di effetti virtuosistici. Appartiene a una famiglia di 8 membri, in generale quotati in B. Sì? Brava, anche sì. Come lo sapevi, Guina? Ma cosa vuoi che ne sappia, scusa? Accetto la fuga! Sì? Dimenticavo la cosa più importante. Non ci faccia attendere troppo, signor Belgross. È un vero e proprio strumento solista e ha una notevole estensione. Il suo timbro è caldo e sostenuto e si può accordare in ogni tonalità. Oh, Tyler! Dai, ragazzo! Dai, che ce la fai! Siamo tutti con te! Su, fratellino! Sì, come vecchi tempi! Non arrenderti! No. Stringi i denti! Tieni altro il nome del ballo! Gettare la spugna! Questo è il tuo momento, di vedere chi sei! Ed è adatto a qualsiasi tipo di musica? Ce l'ha fatta! Certo! Anche da camera? Certamente! Certamente! E funziona bene anche da solo! Da solo? Può funzionare anche in un quartetto? O all'interno di un quintetto? Oh, che so! Ma che ne so! Egregiamente! Hai visto? Dirò di più. Beh, io andrei. Ma dove vai, Ilori? Signor Belgio deve dire di più, mettiti giù. Il mio strumento conferisce all'insieme una grande agilità e un notevole sostegno armonico. Forse sì. Accendi la TV! Oh sì!
Signor Grosso, ora è una bella medium. Bella? Volevo dire grossa. Non so perché, ma me lo sentivo. Anche lei è sensitivo? Qualche volta mi capita. Ma e quando? Quando mi viene l'ispirazione? Anche io, sai, signor Grosso, ho uno zio mago. Vediamo, signor Belco, ora è molto grossa. Grossa? Volevo dire brava, ha fatto un corso serale di perfezionamento. Proprio ciò che mi metto, plasmi. Duina, abbassiamo la luce. Tabula, sono ammessi minorenni. Sempre. E chiunque. Dobbiamo formare il cerchio. La catena. Ah, sì, le sedie. E le prendo io. Che grazie, Belco. Grazie, Grosso. Niente. Manca ancora qualcosa. Un'altra sedia? Sì. Dillor, per favore, prendi una sedia in cucina. Vado. Una cosa, Ben. Ecco fatto. Grazie, Ben. Niente. Grazie, Grosso. Ecco. Siamo pronti per la catena? Dammi la mano, Duin. Aspetta, aspettiamo. Aspettate. È la medium che decide la catena. Duin, qua. Tavola più in là. Prego, signor Bella, ti manca dove sta. E io? Tu più in là e fermo qua. E tu? E io? Squacquara, quacquara. Squacquara, qua. Ma... Duina, buio. Fatto. Di loro musica. Fatto. Thank you.
nel pomeriggio. Operaio! L'operaio qui? Operaio! Ah, è frigo libero! Oh, prego, si accomodi! Oh, finalmente è arrivato! Operaio! Questo è il frigo libero, e questo è il comando con tutti i comandi, anche per il frigo. Questo serve per aprire, ma se non apre, e questo per chiudere, ma se non apre non serve a niente. Operaio! La moquette! Sì, diceva? Dammela! Cosa le serve? La moquette! Dove l'hai messa? Quale moquette? Non fare la stronza! Hai capito benissimo! Ci deve essere un equivoco, io non ho... L'hai arrotolata con la lingua! Come? L'hai messa in camera, vero? Valla a prendere che te la srotolo io! Dammi il comando per piacere? Dopo! Mi serve per aprire la porta, sii gentile! Lo vuoi? Vieni a prendertelo su, dai! Brava così! Su ancora, dai! Dai, fai schifo! Faccio schifo? Sì! Aspetta un attimo! Che paura! Non mi fare perdere la pazienza, cagliere! Ma perché? Ha freddo? Non faccio così, la prego, mi dia del comando, sii gentile! Ha problemi di vista? Sono da sole? Sono da sola? Ma perché non viene più nessuno proprio adesso? Che fa? Lo mangia? Ube, tu qua!
la società sta crollando. È la classica focalizzazione verso il singolo in un annullamento della collettività specifica della scelta. Mamma è affetta da nomadismo sessuale, nonna è succube del rito televisivo, Ilor è un esempio di sessualità ridotta, Tabula è il classico raccolto per microdevianze intime, Gaiana è un soggetto autocentrato tendente alla schizofrenia, Belgross ha bisogno di analisi transazionale. E io? Tu dovresti moltiplicare liberamente le tue esperienze home ed eterosessuali, hai bisogno di sensazioni carnali. Ti sbatterai qui per terra e ti scoperei. Peccato che non ci sia la moquette. Come lo volevamo? Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Signorina? Sì? Sì. Lei vive qui tutta sola? Sì. Ma non sente la mancanza di qualcuno? No. Sì. È carino. Grazie. E ha tinteggiate lei le pareti? No. Sono dei colori gradevoli. Si vede che lei ha buon gusto. Lei è una persona sensibile, vero? Le piace la musica? Anche a me. Perché non metti un po' di musica? Adesso. Così va meglio, vero? La musica aiuta a comunicare. È d'accordo con me? Sì. Forse la sua disturbante. No, no. Bene. Come deve essere bello un mondo visto da quassù. Chissà quanti bei tramonti vedrà da questa finestra. Mi guarda solo. Peccato. Le piace ballare? Beh, molto che sì. Anche a me. È uscito. E dove è andato? Non me l'ha detto.
finalmente conosco i miei strumenti. Quali? Beh, io vado. Dove? Se ripeti il tavolo, dire che sono giù. Aspetta giù. Aspetti giù. Ma perché non mi piano bene? Aspettavo che tu me lo dicessi. Sì, io come sono cambiato. Dio, come vorrei cambiare di meno adesso che sono cambiato di più. Dio, come sono cambiato. Paolo! Dio è cambiato. Lo so. E le valigie sono le stesse. Sono di là. Dove mi sei tu? Devi dirmelo prima. Come vai? Cosa fai? Le portiamo al fiume. Lino! Duina, dovresti riposare, sai? Ho raggiunto l'orgasmo paradossico! Era ora! Judith aveva un morte mal di testa. No, Judith stava benissimo. E Duina aveva un forte mal di testa. Ah!
giallo, sono il verde, sono il blu, sono io, sono la giù, ciao! Ciao! Oh, aspetta! Ah, scusa, dimenticavo! Io tengo una cosita, bonita, bonita! Per me? Oh, grazie, che cos'è? Sembra una aspirina! Che carino, si è ricordato con mal di testa! Grazie! Ah, aspetta! Come ti chiami? Dimenticavo, io beh e tu? Io beh tu? No, io beh e tu? Ah, tu beh e io? Ma che stupida, Duina? Beh. Duina. Ha raggiunto il nostro
infuriata mi abbandonai e fu solo allora che urtai per caso le asterine che mi aveva dato l'alieno, le raccolsi e l'occhio cadde sull'etichetta e fu così che lessi quella frase. Ingerire prima di una grossa bomba. Bomba, bomba. Non capii subito il significato. Quella parola mi rimbombava dentro. Bomba, bomba. Rilessi di nuovo. Ingerire prima di una grossa bomba. Mi sforzai di capire. Mi battei la testa una, due, tre, cento, mille volte. Non ricordo bene. E finalmente capii. Capii di essere l'unica sopravvissuta. E adesso? Che faccio adesso? E come passa il tempo adesso? Che fastidio, quella palla intanto la metto a posto. Vabbè, il lavoro non se ne parla più tanto, mai. Una volta la chiudo, se non ce ne sorrette. Allora, che faccio? Il gioco della rima no, non mi piace.
qualche volta. È un mondo nuovo di musica.